Il cuore come fonte di ispirazione per artisti, poeti, compositori. Il cuore come organo vitale e oggetto di studio per la medicina. Due aspetti apparentemente distanti, ma che hanno una radice comune, come è stato illustrato nel convegno Immagini del cuore tra scienza, medicina e culture visive, ospitato a Palazzo Milio di Ficarra e organizzato nell'ambito del progetto di residenze d'artista Ficarra Contemporary Divan. Il cuore come metro della vita, molto veramente il cuore è quello che ci misura tutto e ci dà la possibilità di sentire tante sensazioni, sia da un punto di vista fisico che da quello mentale. Questa è un po' l'idea del nostro convegno, di dedicare a questo organo importante che comunque simbolicamente rappresenta molto altro. Gli storici dell'arte Carlo Falciani e Laura Lombardi hanno offerto un'interessante panoramica sull'iconografia del cuore dal 400 al 600, mentre l'artista Massimo Bartolini ha raccontato il percorso fatto di musica e racconti che lo ha portato alla realizzazione della mostra Il cuore in mano. Nel cuore si situano, insomma, è sempre stato situato, come si può dire, il centro vitale. E la cosa più bella è che non dipende da noi perché è involontario. E questa è una cosa che mi affascina molto e credo che questo genere di involontarietà sia qualcosa che è dentro l'arte, cioè è un battito non controllato. Per gli aspetti medici, il cardiologo del Centro Cuore Morgagni di Pedara, Salvatore Guarnera, ha trattato del rapporto che lega medicina e arte. Mi ha intrigato l'associazione di questo tema perché anche la medicina è un'arte. E credo tra l'altro che in sé l'arte non debba esprimere solo un tecnicismo e pertanto anche la medicina, che se ne dica, rimane vera, rimane un'arte quando incarna appunto il cuore dell'uomo e l'ambizione dell'uomo al bene.